Empoli Fiorentina è la quinta giornata, il recupero della quinta giornata del campionato Primavera 1, con le squadre che stanno rigiocando tutte le partite che non si sono disputate nell'autunno per l'interruzione. Il derby toscano, entrambe arrivano da due vittorie consecutive fra campionato e Coppa Italia, con Empoli e Fiorentina che hanno raggiunto i quarti di finale della competizione. Attacca l'Empoli, inizio gara con il destro di Aslani che viene parato con estrema facilità dal portiere Ricco. La Fiorentina però si fa vedere con un'azione in mischia, poi arriva un destro che si stampa sulla traversa, splendida conclusione che va a finire direttamente sulla traversa. Fiorentina che cerca di fare la partita al centro sportivo Monteporo, ci riesce perché al 20° Pierozzi brecca sulla destra Rizza, mette il cross, colpo di testa da parte di Spalluto che trova il gol del vantaggio per la Fiorentina. Gran girata di Spalluto che è bravissimo a trovare la porta per il gol del vantaggio da parte della Viola, con la girata decisiva da parte di Samuele Spalluto. Terzo gol in campionato per il numero 9. Empoli che cerca di farsi rivedere dalle parti di Ricco, ci prova con un colpo di testa di Siniega, la palla si ferma sul fango di un terreno di gioco al centro sportivo Monteporo molto complicato per entrambe ovviamente le formazioni, tanto fango, tanta pioggia negli ultimi giorni, quindi terreno molto difficile con falsi rimbalzi. Il cross dalla sinistra a cercare una sponda di testa da parte di Lombardi che non è riuscito a entrare in partita nel primo tempo, ma in generale tutti gli attaccanti dell'Empoli non hanno brillato nella prima frazione di gioco. Ci prova ancora Baldanzi che mette un cross, è bravo Ricco ad anticipare gli avversari in uscita e a toccare il pallone che va a finire poi sulla fascia destra, sul controcross. Nulla di fatto per gli attaccanti dell'Empoli che colleziona parecchi calci d'angolo nel primo tempo, sugli sviluppi di uno di questi va a strozzare la conclusione Lipari che trova l'intervento del portiere avversario Ricco. Fiorentina che si fa vedere in contropiede con la discesa di Montiano che calcia alto con il sinistro, finisce praticamente con questa azione il primo tempo e si va alla ripresa, una ripresa in cui la Fiorentina inizia con un ottimo piglio la gara, va subito vicina al gol del 2-0. Pierozzi ancora per Spalluto, come nell'azione del gol stop di Spalluto, e sinistro direttamente sulle gambe del portiere Biagini, più un errore di Spalluto che una gran parata del portiere avversario. Empoli che ci prova su punizione con Aslani, ma Empoli che sembra addirittura perdere il ritmo che aveva un po' iniziato ad avere all'inizio del secondo tempo. Qui Spalluto fa il difensore perché ha una palla sul sinistro nell'area piccola e quasi la spazza dall'area di rigore dell'Empoli. Fiorentina che sembra più volte vicina al gol del 2-0, ma l'Empoli ci prova da palla inattiva, prova con un destro da parte di Lipari che finisce alto sopra la traversa. Ci prova Boucher con mosse come quella di Ekong, toglie anche Sidibé, ma la Fiorentina va ancora vicina con un colpo di testa di Chiti al gol del 2-0 sugli sviluppi di un calcio di punizione. Empoli che attacca dalla destra con il cross di Donati che è un cioccolatino per la comoda uscita da parte di Ricco che si ritrova il pallone fra le braccia. Insiste l'Empoli che trova l'episodio chiave a metà del secondo tempo, botta di Aslani, la parata e respinta corta di Ricco, arriva Baldanzi che è mancino ma calcia al volo col destro da posizione ravvicinata sotto le gambe del portiere facendo 2-0. Pardon, facendo 1-1 ovviamente e evitando il 2-0 della Fiorentina e pareggiando per l'Empoli. Rivediamo la parata di Ricco, non sufficiente a portare il pallone fuori dalla portata degli attaccanti dell'Empoli, un po' pigri i difensori della Fiorentina a rientrare. Empoli che insiste, blackout Fiorentina, palla sulla sinistra per il destro fantastico a giro di Lipari, il gol del 2-1 dell'Empoli che sorpassa in 3 minuti, era sotto 0-1 e si porta in vantaggio 2-1, partita che si nervosisce tantissimo da questo momento in poi. Bravissimo Lipari a coordinarsi e a calciare in maniera perfetta trovando il secondo palo e battendo l'incolpevole Ricco. Fiorentina che ci prova a riversarsi nella metà campo avversaria, un colpo di testa con l'uscita del portiere Pierozzi, calcia, non credeva che il gioco fosse continuato con il portiere che era uscito
e mette sul fondo. Fiorentina che poi sbaglia un altro gol di testa con il nuovo entrato Amatucci, aumenta il rammarico. Empoli che ci prova in contropiede, buon lavoro di Ekong, match winner in Coppa Italia con la SPAL. Sinistra giro di Baldanzi con la parata, la respinta in calcio d'angolo da parte di Ricco. Siamo nei minuti finali della partita, siamo all'89esimo, grande azione tutta di prima dell'Empoli. Baldanzi, pallonetto, scavetto delizioso per il suo quarto gol in campionato. Il capocannoniere dell'Empoli fa 3-1, doppietta nel derby toscano. Empoli che praticamente mette in ghiaccio la partita con questo pallonetto delizioso da parte del suo numero 10. Nulla può Milani, che si tuffa nel tentativo di salvare sulla linea, ma non ci riesce, non c'è più tempo per la Fiorentina. Finisce 3-1 per l'Empoli.